questo trattato cripto-protestante sul beneficio di Cristo, che proponeva la fiducia nella salvezza individuale, causò molti problemi a Jacopo Carrucci, detto il Pontormo. Problemi con l'Inquisizione, che riuscì a scansare grazie all'intercessione del Granduca Cosimo I. Ma chi è Jacopo Pontormo? Egli nasce il 24 maggio del 1494 e muore a Firenze nel 1557, a 63 anni. Noi intendiamo ricordarlo a 518 anni dalla nascita. Egli avviò una sistematica opera di rinnovamento, reagendo al classicismo pittorico, attraverso una vena sperimentale e anticlassica. Lui incarna il prototipo dell'artista malinconico, solitario, spesso anche tormentato, come ci racconta Vasari nelle sue vite. Egli rimase orfano a soli 5 anni del padre. Il padre aveva appreso anche lui l'arte pittorica nella bottega del ghirlandaio e rimase orfano di madre a soli 10 anni, tanto che venne affidato alla nonna materna Brigida. Sempre Vasari ci dice che Pontormo frequentò le botteghe dei più importanti artisti dell'epoca, a cominciare dal 1510 con Piero di Cosimo, Andrea del Sarto, Mariotto Albertinelli, Fra Bartolomeo e sporadici contatti anche con Leonardo da Vinci. Il suo debutto ufficiale avvenne alla Santissima Annunziata insieme a Rosso Fiorentino, quando era allievo di Andrea del Sarto. Proprio Andrea del Sarto aveva iniziato degli affreschi nel chiostrino dei Voti. Pontormo emulava molto il suo stile e vedeva in lui l'artista che aveva realizzato una sintesi e un'unione dello sfumato di Leonardo, della plasticità di Michelangelo e dell'armonia e classicità di Raffaello. Il suo primo soggiorno a Roma è del 1515. Da allora inizierà a produrre opere stilisticamente vicine a quelle di Michelangelo. Il crescente astro di quest'ultimo su Pontormo è riscontrabile nella Veronica, dove il moto serpentinato, la posa contrapposta e la colorazione accesa e cangiante sono di chiara derivazione michelangiolesca. Riflessioni su opere di Michelangelo le troviamo anche nel dipinto degli 11.000 martiri del Pontormo del 1529-30, dove vi è un richiamo alla battaglia di Cascina con le figure dell'imperatore seduto, che ricorda anche la scultura di Giuliano de' Medici, duca di Nemours, del Buonarroti nella Sacrestia Nuova. Riferimenti poi alla Madonna Medici li troviamo nella Madonna con Bambino e San Giovannino agli Uffizi del 1534-36. Vasari fa un ritratto entusiasta del giovane Pontormo e lo definisce un bambino prodigio. Il suo talento viene riconosciuto anche da grandi artisti come Raffaello e Michelangelo, i quali avevano previsto per Pontormo una luminosa carriera. Ma la sua sicurezza, secondo Vasari, lo porterà ad abbandonare i buoni modelli per avventurarsi in sperimentazioni e innovazioni, che Vasari stesso definisce bizzarre, smodate ed eccessive. Nel 1519 Pontormo viene arruolato dalla famiglia Medici e inizierà gli affreschi nel salone della villa di Poggio a Caiano. Lavorarono agli affreschi anche Andrea del Sarto e Franciabigio. Gli fu commissionata a Pontormo una lunetta con un episodio tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, raffigurante Vertunno e Pomona. Rinnovò egli gli schemi tradizionali, collocando le due divinità in basso, all'estremità, e popolò invece la lunetta di personaggi armoniosamente disposti attorno all'oculo. Vi aspetto alla prossima puntata.